Come faccio a segmentare il mercato dei miei clienti se non so di quale area mi devo occupare a livello geografico? In quale area devo soprattutto focalizzare la mia attenzione? Ok? Allora, quindi abbiamo detto politica di prezzo. Un'altra leva di marketing. Distribuzione. Ok? Allora, supponiamo distribuzione. Supponiamo volete avviare la vostra, ecco tu Gabriel, vuoi attuare la tua nuova, avviare la tua nuova iniziativa, no? Di elaborazione grafica 3D. Politica di distribuzione. Secondo te, in che cosa consiste? Come ti dovresti comportare? Innanzitutto distribuzione significa che cosa? Posizionamento, no? O meglio, distribuzione proprio dell'offerta. A chi la devo offrire? Come ti muoveresti? Come politica di distribuzione, questo va da sé. Il posizionamento strategico, ok, dipende ovviamente da che cosa? Dalla strategia di marketing che ho attuato e quindi dalla tipologia di produzione che vado ad effettuare, che mi porta a dire mi colloco nel secondo quadrante, per esempio, ok? Politica di distribuzione. A chi offro i miei servizi? Ho individuato un determinato target. Dimmi una tipologia di clienti che potresti avere tu. Te lo dico io. Aziende di videogames. Va bene? La distribuzione è conseguenza della promozione. Sì, attenzione. La distribuzione è. Può essere la conseguenza della promozione perché io decido dove promuovermi, però non vuol dire se io decido dove promuovermi, non vuol dire che determino anche il luogo di distribuzione. Se per esempio, ti faccio un esempio molto semplice, la mia area geografica di riferimento a livello di politica di promozione è la Regione Puglia e dopo aver utilizzato, impiegato le mie risorse economiche, economico-finanziarie, umane, no? Nella promozione nell'intera regione, mi rendo conto che ho un bacino di clientela abbastanza consistente nella provincia di Brindisi e di Lecce, dove focalizzerò la mia distribuzione in tutta la regione, no? La concentrerò nella provincia di Brindisi e Lecce. Le risorse è come un risico. Avete mai giocato al risico, no? Che io sposto le truppe da una parte all'altra a seconda dei territori che voglio conquistare. È la stessa cosa lo scenario competitivo imprenditoriale. È una sorta di risico. Sposto le mie risorse, all'inizio li metto i confini, no? E poi attacco quando sono pronto. È la stessa cosa è il mercato competitivo. Ok, quindi la distribuzione, per esempio, una politica di distribuzione. Io decido, avvio la mia attività di elaboratore grafico in 3D. E mi rivolgo alle aziende dei videogiochi, no? Allora, inizialmente decido di distribuire o meglio, di focalizzare la mia attenzione nella distribuzione dell'offerta di servizi miei alle aziende che fanno videogiochi più 3, 3 più per bambini, ok? Poi, successivamente, mi affermo nel mercato, cambio politica di distribuzione e mi rivolgo per i videogames. Diciamo quelli di strategia, quindi per un bacino di utenza più grande. Ok, quella è stata una politica. Io inizialmente mi dedico a loro e poi volgo l'attenzione, ma senza magari abbandonare. Ho individuato il mio mercato lì, voglio adesso concentrare parte delle mie risorse perché magari grazie ai risultati ho anche ampliato la dimensione della mia impresa, ho nuove risorse, consolido intanto quello, non mi impegno a migliorare quello perché ho quest'altra frontiera da esplorare che mi sembra abbastanza conveniente. Dimmi. Sì. Sì, sì. Sì. Delle potenzialità economiche, intendi tu. Perfetto. Normale, si deve avere. Diciamo, i costi sono
dobbiamo comunque rientrare nelle spese, quindi fatto bene. È normale, si deve, è uno strumento, questo va bene proprio, la pianificazione di marketing rientra in quello che è il documento più complesso, che è il business plan per quanto riguarda un'azienda, ok? Quindi io mi trovo qui, quella, vi ho detto che il business plan è la fotografia dell'azienda, oggi io sono questo, mi trovo così, domani sarò così, perché mi sono reso conto. E quindi hai anche tutte, attui tutte quelle che sono le indicazioni nel business plan di attuazione del piano operativo futuro per aggredire il nuovo mercato. Le aziende più grandi che hanno una certa diversificazione di prodotto o servizio attuano diverse, diciamo che applicano curano diversi grafici di posizionamento dei loro prodotti in relazione a che cosa? Alla tipologia di prodotto, ok? Beh, cioè questo è per esempio, no? Abbiamo fatto degli esempi, dei casi aziendali, degli esempi, no? Quello del listone Giordano ieri, quello che fa il simil parquet, quelli sono partiti dalla costruzione di traversine ferroviarie, no? Allora si posizionavano in un determinato settore di mercato, poi hanno detto ma quasi quasi, cioè, cominciamo a guardare anche il privato, cominciamo a guardare. Quindi pian piano hanno intuito l'opportunità, apportando una innovazione. Vedete che tutto quello che abbiamo detto in questa settimana, alla fine c'è tutto là, eh? Cioè, bisogna soltanto avere la capacità di saperli gestire questi strumenti per capire dove voglio andare. Se voglio andare, ovviamente, sempre. Allora, hanno capito che quel tipo di attività di produzione che facevano poteva determinare una innovazione in un determinato settore, quello della pavimentazione, dove si esisteva la ceramica, esistevano tutti i metodi tradizionali di pavimentazione e il parquet legno puro. Cioè, andiamo a creare un qualcosa che si collochi in una posizione di mezzo. Allora hanno creato automaticamente mercato, vedete? Lì, quello è un altro esempio, mi ricollego a quello che abbiamo detto prima, hanno individuato un bisogno inespresso, perché io non sapevo della possibilità come cliente di poter pavimentare la mia casa con un prodotto nuovo, innovativo, che si colloca in una posizione di mezzo. Loro sono riusciti a capirlo, a crearlo e a far nascere la domanda. Ok? Va bene. Vediamo un po'. Curva del ciclo di vita del prodotto. Facciamo 5 minuti ancora e poi facciamo una pausa. Anche perché vi sto dando molto lavoro oggi. Vedo che vi state esprimendo. Vedo una nuvola di fumo nascere, sorgere, alzarsi in aula. Allora, curva del ciclo di vita del prodotto. Vedete, no? Sull'asse delle ordinate troviamo vendite e prodotti. Sull'asse delle ascisse, diciamo, il periodo temporale. Allora, io sono un'azienda, parto da zero. La prima fase è quella di introduzione del mio prodotto sul mercato. Cominciano a aumentare le vendite, partono le vendite, vedete? Attraverso una seconda fase di sviluppo, le mie vendite continuano e quando sto arrivando e arrivo alla soglia di maturità hanno proprio un'impennata, ok? Sto andando alla grande in quel momento. Nel periodo, nella fase di maturità, riesco a mantenermi su livelli alti, la mia produzione è piuttosto elevata, però ovviamente ho raggiunto già un tale livello di maturità per cui la capacità incrementale che io ho si riduce, sì, aumento, però non con quell'impennata che ho avuto dalla fase di sviluppo alla fase di maturità. Arriva a un certo punto, al termine di questa fase di maturità, che inizia, ok, la fase di declino del mio prodotto. Ed è lì che devo intervenire, è normale. Ed è lì che sta tutta la mia capacità dell'essere un buon imprenditore. Perché devo rinnovare il prodotto, ok? A meno che non ritengo che sia un prodotto o un servizio che ormai ha fatto i suoi tempi, per cui non mi conviene più neanche investire nel rinnovarlo. Cambiamo articolo, ok? Perché non c'è più domanda. Però nella stragrande maggioranza dei casi io apporto all'inizio della fase di declino i dovuti accorgimenti attraverso i quali poter rinnovare il prodotto,
Ok? E tutto ciò che interessa l'ICT qui, per esempio, c'è una continua innovazione, dai sistemi operativi agli smartphone, all'hardware, no? Nel momento in cui un microprocessore è stato sfruttato, allora automaticamente le case produttrici creano il nuovo, la Intel lancia il nuovo processore, è tutta una strategia di mercato, perché potrebbe automaticamente arrivare, io oggi produco questo, potrei produrre questo, però non mi conviene produrlo subito, vado step by step, in maniera tale da garantirmi un mercato più lungo e duraturo nel tempo, sempre ai vertici. Eccola qua, la rivitalizzazione del prodotto, vedete? Quindi, come lo rivitalizzo il mio prodotto o il mio servizio? Attraverso nuovi lanci pubblicitari, oppure collocandomi in nuovi mercati, e quindi collocandomi in nuovi mercati, da quel punto può anche accadere che io riparta con questa curva, che risegua lo stesso andamento, perché è un mercato che non conosce il mio prodotto, in cui non è diffuso, e quindi introduzione, sviluppo, eccetera, eccetera. Nori a zero, continua, è come se noi praticamente questo grafico lo riproiettassimo da quel punto lì, se il prodotto rimane sempre quello, o se lo voglio comunque considerare per quel nuovo mercato, lo stacco e lo creo ex novo, certo. Innovazione anche nella distribuzione, vedete, cioè non significa quindi innovare, crescere per un'azienda, non vuol dire soltanto creare nuovi prodotti, ma significa anche poi nel momento in cui inizia la fase di declino saperlo rilanciare con nuove iniziative pubblicitarie, con una nuova collocazione sul mercato e via dicendo. Quello che dicevi tu, io mi rendo conto che nell'elaborazione grafica 3D io parto poi comunque poi a un certo punto vedo che ho dato quello che potevo dare nel mio mercato perché la domanda non c'è più, il mio prodotto lo rinnovo individuando nuovo mercato, lo produco per il nord, poi essendo una tipologia particolare di attività anche avendo la sede qui, però guardo al mercato al nord perché c'è maggiore richiesta. No. Il declino ci dovrebbe essere comunque, anche quando si propone qualcosa. Ma infatti, guarda, questo, se noi partiamo, consideriamo che da quel punto riparte il ciclo, in pratica corrisponderebbe quello che stai dicendo tu in questo. Una fase di introduzione dove le vendite e i prodotti aumentano, ma non in maniera vertiginosa. È nella fase di sviluppo che si comincia a individuare l'impennata, ok? È un ciclo che riparte. Dunque, continuiamo adesso nel percorso formativo che stiamo seguendo per quanto riguarda il particolare aspetto della gestione finanziaria e in particolar modo della gestione commerciale, che tiene conto degli aspetti inerenti alle strategie di marketing, e andiamo adesso a vedere un po' più da vicino alcuni esempi di politiche anche di marketing, o meglio alcuni esempi di applicazione del cosiddetto marketing mix, cioè del mix delle quattro leve che compongono fondamentalmente i piani di marketing, il marketing. Allora, vediamo un poco più da vicino. Allora, prendiamo questo esempio. Come vedete, stiamo parlando di un'azienda che produce autovetture. Allora, questa azienda cosa fa? Cerca di capire e di individuare, di analizzare quali sono i bisogni strettamente connessi all'utilizzo della portiera, delle portiere della propria autovettura. Come potete vedere, questa azienda ha individuato tre differenti tipologie di bisogni, ok? Tre differenti tipologie. Il bisogno primario, il bisogno secondario e il bisogno terziario. Nella produzione di queste portiere, ovviamente il bisogno primario è costituito dal buon funzionamento, che vuol dire facilità di apertura e di chiusura, e come bisogno terziario facilità di chiusura dall'esterno, ok? Facilità di chiusura dall'esterno
far sì, qua, è da correggere, evitare che rimanga aperta in pendenza, che si apra da sola, ok? Questo è un esempio molto semplice di analisi che è stata fatta da un'azienda. Però un altro bisogno primario di questa azienda nella produzione dei suoi portiere che ha individuato è anche quello dell'isolamento. In che cosa consiste? Consiste nel fatto che ci deve essere una bassa rumorosità, non deve entrare acqua in casi di pioggia e non deve cigolare. Vedete, sono aspetti molto, molto semplici, ma che diventano strumento di analisi per quell'azienda. Perché il cliente vuole vedersi soddisfatte queste esigenze del buon funzionamento, ma anche questi bisogni secondari e terziari. E come siamo attenti su queste cose quando andiamo ad acquistare un prodotto, no? Ok? Quindi ci sono anche altre componenti che possono interessare il discorso della politica di prodotto. L'immagine di marca, la qualità, l'estetica o il servizio. Quindi, come immagine di marca, il cosiddetto private label che interessa sia a livello industriale che commerciale puro. A livello di qualità abbiamo quindi corrisponde la ricerca di ottime prestazioni, affidabilità, comfort e durata. E dal punto di vista estetico, il design curato. E anche molto importante risulta nella determinazione della politica di prodotto anche il confezionamento del prodotto, cioè come il prodotto si presenta al cliente con quello che è il suo packaging, ok? Il suo proprio confezionamento. Nel caso in cui si tratta di un family brand o di product brand, cioè di un ramo che guarda con particolare interesse alle esigenze della famiglia o comunque le esigenze proprio di prodotto della famiglia, la qualità viene percepita soprattutto attraverso la comunicazione, quindi l'azienda deve in un certo senso orientare i propri sforzi proprio verso una comunicazione molto molto diciamo efficiente ed anzi molto efficace in questo caso. E ovviamente deve l'azienda far sì che sia possibile garantire per quanto più tempo possibile, scusate il gioco di parole, una certa assistenza tecnica su quel prodotto. Quindi si dice che l'azienda va a costruirsi, attuando la politica di prodotto, quella che è la cosiddetta casa della qualità. In cosa consiste? Consiste in queste 9 tappe, questi 9 punti. Paletti fondamentali per quella che è l'innovazione del prodotto. Quindi, identificare innanzitutto quali sono le preferenze e le esigenze del cliente, questo ormai lo abbiamo capito. Valutare l'importanza relativa che hanno queste preferenze e queste esigenze. Individuare le caratteristiche tecniche della progettazione che determineranno che cosa? La performance del prodotto. Inserire in questa matrice che mi permette di costruire appunto la casa della qualità un grado di correlazione tra quelle che sono le diverse caratteristiche del prodotto, indicando anche la relazione che c'è fra le caratteristiche tecniche tipiche e le richieste del cliente. Vedete, qui stiamo andando già un po' più nel tecnico, però questi sono gli spunti che noi dobbiamo tenere presente nel momento in cui intendiamo attuare politiche di prodotto di un certo tipo con previsti risultati ottimali. Dobbiamo essere in grado di moltiplicare l'importanza relativa del cliente riguardo ad ogni attributo. E quindi ci rivolgiamo al secondo punto, che riguarda appunto la valutazione dell'importanza relativa per il cliente, tenendo conto delle sue preferenze e delle sue esigenze. E anche per grado di relazione, come abbiamo visto nel quinto punto. Ciò determina una importanza relativa complessiva per caratteristica tecnica del prodotto. Ancora, dobbiamo saper confrontare anche le offerte differenti che ci presenta la concorrenza, che ci presentano i nostri competitors.
dobbiamo necessariamente stabilire i valori obiettivo per ogni elemento del nostro progetto e dobbiamo saper valutare anche il nuovo design, ovviamente modellandolo alle esigenze del target di riferimento, ok? Nella domanda di riferimento. Quali sono gli strumenti per misurare la performance del processo di sviluppo di un nuovo prodotto? Performance, scusate. Solitamente noi sentiamo sempre sentire parlare di performance, in realtà è performance. Strumenti quindi per misurare la performance del processo di sviluppo per un nuovo prodotto. Quali sono le domande tipo che ci dobbiamo porre? Innanzitutto capire, chiederci. Quale sarà la durata media del ciclo di sviluppo che abbiamo visto prima dei miei progetti? O la durata media del time to market, cioè del periodo di inserimento nel mercato? In che percentuale i miei progetti di sviluppo passati, quindi occhio anche al trascorso, allo storico, negli ultimi 5 anni hanno raggiunto la maggior parte delle scadenze prefissate, quindi qui significa praticamente valutare quanto sono stato efficace io con la mia produzione, con le mie vendite, ok? Ancora, in che percentuale i progetti di sviluppo che ho intrapreso negli ultimi 5 anni invece sono rimasti entro il budget previsto, quindi nel secondo punto, quanto sono stato efficace. Nel terzo punto, quanto sono stato efficiente. E ancora, in che percentuale i progetti di sviluppo intrapresi in questi ultimi 5 anni si sono terminati poi realizzando un prodotto finito per il mercato? Perché non è detto che un progetto di sviluppo nell'ambito della produzione e dell'erogazione dei servizi sia portato a compimento, perché in ogni momento l'impresa attenta a queste cose ovviamente si rende conto che magari non conviene più continuare nella linea produttiva o nelle varie fasi di questa filiera produttiva, perché mi sono reso conto che ci sono delle tali criticità che alla fine è meglio che mi fermo per abbattere subito, per eliminare costi che magari sosterrò e che non mi daranno altrettanti, ovviamente, ricavi, corrispondenti ricavi. Politica di prezzo, come stavamo vedendo prima con Gabriel, per il suo esempio. Price competition, che cos'è? La price competition è l'analisi del mercato competitivo all'interno del mercato di riferimento. Dal punto di vista del prezzo, perché il fattore prezzo è ovviamente, come è facile intuire, importantissimo come fattore per poter comparare i diversi tipi di prodotto offerti dalle diverse aziende, cioè il prezzo è uno strumento di comparazione fondamentale per il cliente, no? Per quanto possa essere il cliente esperto, possa andare alla ricerca di un prodotto qualitativamente elevato, comunque guarda sempre pure al prezzo, è normale. Quindi l'impresa che riesce a contenere i costi rispetto al concorrente può sfruttare il vantaggio competitivo attraverso la collocazione del prodotto, ovviamente di pari qualità, a un prezzo più basso. Ma occorre anche rispettare una certa coerenza nell'attuazione delle politiche di prezzo a livello strategico. Perché? Perché bisogna innanzitutto che ci sia coerenza tra la leadership di costo, che deve portare alla leadership di prezzo. Quindi noi possiamo raggiungere una leadership di prezzo solo quando riusciamo ad occupare una posizione di leadership anche nel costo che sosteniamo. Va bene, se il prodotto, la produzione di quel manufatto, di quell'elemento, di quel bene mi costa X, ovviamente
Io dovrò tener conto di questo x nel determinare il prezzo. Se lì quanto più x è basso, o meglio, quanto più bassi sono i costi che io sostengo per la produzione di quel bene, perché magari riesco ad occupare una posizione di leadership a livello anche di mercato con i fornitori, automaticamente posso anche presentare quel bene prodotto a un prezzo inferiore. Va bene? Questo è lo stesso discorso, per esempio, della grande distribuzione, no? Che sta comunque ormai divorando i piccoli punti vendita generici, va bene? Perché la grande distribuzione che fa acquista a prezzi e quantitativi notevoli, quindi a costi più bassi, e rivende a prezzi più bassi rispetto a quello che fa il piccolo alimentare o il piccolo negozietto di abbigliamento. Per cui qui occorre una differenziazione da parte del titolare di quel piccolo punto vendita, offrire un qualcosa qualitativamente migliore che non trovo magari nella grande distribuzione. Ok? Questa è la strategia vincente solitamente in queste situazioni. Poi ancora, la differenziazione deve portare a un premium price, cioè a un differenziarsi. Mi può portare anche a un prezzo ben definito premium, cioè di un certo livello, proprio quello che vi stavo dicendo di prima nel discorso, no? Della qualità. Io come punto vendita ero fino ad ora vendevo generi alimentari, la grande distribuzione mi ha soffocato, allora io mi specializzo nella vendita di prodotti tipici locali, che avranno un prezzo premium alto, un prezzo di un certo livello, ma perché sono prodotti tipici locali, biologici, eccetera, eccetera, ok? Alcune riflessioni per poter definire un sistema di prezzi adeguato. Prescegliere sempre gli obiettivi di mercato da raggiungere con lo strumento dei prezzi, fondamentale, ecco perché è una leva quella dei prezzi. Determinare sempre un prezzo base per ogni tipologia di prodotto, per ogni linea di prodotto, cioè definire qual è il livello generale dei prezzi da adottare in relazione a tutte le linee. Stabilire sempre le relazioni tra i prezzi degli articoli che fanno parte di una determinata gamma, cioè praticamente questo vuol dire fissare quelli che vengono chiamati i differenziali di prezzo. Differenziali di prezzo sono proprio le relazioni che esistono tra i prezzi degli articoli che fanno parte di una stessa gamma, di una stessa linea. Definire ancora la struttura degli sconti e degli abbuoni in relazione alla natura della clientela e ai modi di vendita, in relazione quindi a quello che è il target mio di riferimento. Quindi lì devo definire anche una buona scontistica, una buona comunque politica di promozione, perché anche la scontistica rientra rientra nella leva dei prezzi, ma anche nella leva della promozione, perché ovviamente nel momento in cui opero uno sconto, vendo un orologio scontato del 30%, ovviamente che cosa sta succedendo lì? Io sto perdendo un 30% dei miei ricavi e quella perdita comunque rappresenta un investimento per me, è un investimento in promozione. Perché è uno strumento attraverso il quale cerco di promuovere quell'orologio e di acquisire il cliente. Rientra, diciamo, la scontistica rientra in quello che è il budget di investimento di un'azienda, per determinare. Io so che, per esempio, devo destinare un tot di percentuale della mia campagna promozionale in sconti, come costi. Sempre in merito alla determinazione dei prezzi di vendita, dobbiamo tenere presente anche la funzione che ha il prezzo in rapporto alla segmentazione del mercato e al posizionamento di quella particolare della mia marca, okay, di prodotto. L'abbiamo visto con gli esempi che abbiamo fatto prima. Devo tenere presente il ruolo che ha quel particolare prodotto, inteso come modello di prodotto, nella anche mia stessa gamma di vendita. Quindi significa quella sotto segmentazione che dicevamo stamattina. Devo essere in grado di percepire e di capire qual è l'equilibrio esistente tra i volumi, intesi come margini, che devo rispettare per far sì che la mia impresa raggiunga il mio obiettivo.
di fatturato. Solitamente un'impresa si pone sempre, la più piccola che essa sia, anche la semplice ditta individuale monorisorsa, si deve sempre porre degli obiettivi di fatturato nella pianificazione strategica, nel suo piccolo business plan in questo caso. E solitamente si individuano tre obiettivi di fatturato annuali, uno, diciamo, obiettivo minimo, uno medio e uno di eccellenza. L'obiettivo minimo da raggiungere è quello che comunque mi deve garantire l'esistenza e il mantenimento dell'azienda. L'obiettivo medio è quello che alla fine, come fatturato, mi permetterà comunque di stare sul mercato, quindi non di coprire soltanto di coprire i costi, ma di stare sul mercato e di stare in maniera competitiva. L'obiettivo di eccellenza è quell'obiettivo che invece mi sicuramente permetterà di collocare la mia azienda in una posizione strategica competitiva di estremo vantaggio, di acquisire quasi una sorta di leadership magari nel mercato. Ovviamente, parlando in termini anche numerici, magari l'obiettivo minimo è tot migliaia, centinaia di migliaia, milioni di euro. L'obiettivo medio prevede circa un 20% in più rispetto a quello minimo, l'obiettivo di eccellenza solitamente è quello che supera il 50% rispetto al minimo, ok? A sua volta questo obiettivo di fatturato io lo devo, nelle mie previsioni, devo anche nel mio documento di programmazione, lo devo segmentare nei singoli mesi, ok? Quindi segmentare, quindi mese per mese pormi questo obiettivo. L'obiettivo è annuo, però ogni mese significa dover raggiungere questo obiettivo mensile. Offro tre prodotti A, B e C, devo determinare l'obiettivo minimo, medio e di eccellenza per ciascuno di questi prodotti, queste tre linee di prodotto, annuale e poi seguirlo mensilmente. Perché faccio questo? Perché se io nel mese di maggio mi rendo conto di stare al di sotto dell'obiettivo minimo annuale per il prodotto A, però sto su livelli medi o di eccellenza per il prodotto B, non mi devo accontentare, perché bene o male riesco a quadrare e comunque avrò risultati di fatturato positivi, ma i miei sforzi, soprattutto promozionali, dovranno essere concentrati affinché io possa recuperare quella parte di obiettivo che ancora non ho raggiunto nei mesi precedenti sul prodotto A. Non so se sono chiaro, sono stato chiaro, ok? In questo modo, allora io mi garantisco la possibilità di crescere veramente. Quindi, se io ho tre obiettivi, sempre quello di eccellenza devo prendere come mio riferimento principale. Non è sbagliato dire, vabbè, parto dal minimo, poi se riesco a raggiungere il medio o quello d'eccellenza meglio. No, assolutamente no. Io devo partire sempre dal punto di vista massimo, ok? Poi ovviamente aggiustare il tiro nel corso dell'anno commerciale. Ecco perché è importante definire anche mensilmente, per una qualsiasi dimensione di azienda, quelle che sono le campagne promozionali, quella che è il piano promozionale. Perché ogni mese solitamente si deve fare questo, per esempio siamo a maggio, allora alla fine di maggio dovremmo valutare i risultati della campagna promozionale del mese di aprile e pianificare quella inerente il mese di, non di giugno ma magari anche di luglio, meglio se del mese successivo, dipende un po' da quando io vado a fare questo bilancio, ok? E se io mi rendo conto di non aver sfruttato quel 5% di budget nel mese di aprile, ma ne ho sfruttato il 3%, quel 2% di differenza lo sommo per il mese di giugno, che mi diventa un 7%, e concentro magari i miei sforzi soprattutto sulla promozione della linea A, che mi ha dato meno risultati, cioè risultati più lontani rispetto, in relazione ai tre linee di prodotto, risultati un po' più lontani da quello che deve essere l'obiettivo d'eccellenza. E un po' giocare in questo senso, Ancora, per determinare i prezzi di vendita devo tener conto del peso che avrà la stessa politica di prezzo nel mio marketing mix. Comunque, l'area di manovra per selezionare il prezzo è
essenzialmente influenzata da tre fattori, da tre elementi: il costo del prodotto, la pressione che ha la concorrenza sul mercato e anche su di me, sullo stesso mio prodotto, e l'elasticità che presenta la domanda. Va bene? In realtà, però, leggete qui, la possibile escursione del prezzo dipende anche da altri fattori. Per escursione si intende lo spostamento, diciamo, è la determinazione un po' variabile del prezzo, dipende da alcuni fattori nel mercato che, considerando quelli di maggiore importanza, sono la concorrenza reale. Che cos'è la concorrenza reale? Cioè il fatto che esiste nel mercato, esistono dei prodotti che più o meno hanno le stesse caratteristiche del mio, ok? Poi abbiamo una concorrenza potenziale, cioè che significa? Devo tener conto anche di quelli che possono essere i potenziali anche concorrenti che entrano nel mercato, i potenziali nuovi produttori che entreranno nel mio mercato come competitor nel momento in cui avranno superato alcune problematiche relative alle soglie di prezzo. Magari un concorrente potenziale è colui il quale inizialmente offre il mio stesso prodotto in maniera indiretta. Non lo so, sono un negozio di telefonia mobile e vendo anche PC o tablet, però il mio core business si definisce quello dei cellulari. Allora, in quel caso, per un'altra azienda che invece vende PC e tablet, ovviamente quell'azienda, la mia, non sono un concorrente suo diretto, ma sono indiretto, perché nell'ambito della mia attività di vendita non occupa un ruolo principale la vendita dei PC, dei tablet, perché è focalizzata soprattutto sulla vendita degli smartphone. Però io, Danilo, potrei diventare un potenziale grosso concorrente reale per quell'altra azienda nel momento stesso in cui decido di aggredire il mercato dei PC e dei tablet. Ok? Non necessariamente tralasciando quello mio già consolidato, ma perché l'incremento della dimensione della mia impresa, quindi l'aumento delle risorse a disposizione, mi permetterà magari un domani di aggredire anche quell'altro mercato. Beh, in questo caso io passo da concorrente potenziale a concorrente diretto per quel competitor, per quell'azienda, no? Infatti, vedete, me lo avevo anticipato, la concorrenza indiretta, cioè la minaccia di prodotti sostitutivi anche. Anche per concorrenza indiretta si intende pure questo. Non è detto che un concorrente indiretto debba diventare un concorrente potenziale, può anche decidere di rimanere concorrente diretto degli altri soggetti attori o imprese attrici del mercato per un determinato tipo di prodotto. Ancora, è importante anche la qualità del servizio fornito oltre che del prodotto, quindi l'assistenza e tutto quant'altro. Come siamo attenti noi da consumatori, no? Quando acquistiamo un prodotto o un servizio che ci viene fornito, come siamo attenti alla garanzia, all'assistenza post vendita o post erogazione, no? Questo è un fattore di grosso peso anche nella determinazione del range di definizione del prezzo. Strategie di prezzo, quindi. Penetrazione nel mercato significa entrare sul mercato con un prezzo basso per garantirsi elevati volumi. Cosa significa questo? Avere maggiore velocità nel raggiungere la propria quota, la propria fetta di mercato obiettivo. Quello che avevamo visto, come stavamo parlando prima, come esempio con Gabriel. Poi ancora, in questo caso, o meglio, i prodotti di riferimento sono i beni di largo consumo. Un'altra strategia di prezzo invece è quella della scrematura. Cioè, entro sul mercato, pongo un prezzo elevato, perché il mio prodotto ne vale la pena, lo vale, e poi man mano questo prezzo lo riduco. Ok? Nel momento quando lo riduco? Quando aumenta la diffusione. In questo modo io posso aggredire contemporaneamente diversi segmenti di mercato. Quindi posso lanciare diverse anche tipologie magari di prodotto in questo modo. In questo caso i prodotti di riferimento sono i beni che hanno maggior contenuto tecnologico. Infatti,
quando esce un nuovo processore, quando esce un nuovo hardware, quando c'è qualsiasi cosa X che ha delle caratteristiche particolari, nasce con prezzo elevato e poi man mano, col passare del tempo, quello stesso prodotto viene a ridursi di prezzo proprio perché tecnologicamente c'è un nuovo prodotto che è innovativamente migliore. Ma tra l'altro, molto spesso l'abbattimento dei prezzi in questo settore, soprattutto in quello dell'ICT, non è strettamente connesso al fatto che è uscita una nuova versione, che è uscito un nuovo modello, che è uscito un nuovo processore, che è uscito un nuovo, ma è anche una strategia dell'azienda, ok? Lanciare magari un processore molto molto simile, un'azienda che produce computer, vende un prodotto, che utilizza un processore molto, ma quasi uguale ad un'altra versione, però lo lancia sul mercato a prezzo molto più alto. Lo fa apposta, dipende da che cosa io voglio raggiungere in quel momento azienda con questa strategia di prezzo. Perché magari mi trovo in un periodo di particolare o crisi o quasi crisi, per cui ho bisogno di capitalizzare un bel po', quindi di incrementare i miei volumi di fatturato. Allora, sembro quasi ingannare il mercato in questo caso, va bene? Politica di promozione e di sviluppo delle vendite. La promozione può essere definita come l'insieme di quelle azioni che l'impresa compie per indurre, per mantenere o per modificare un certo modello di comportamento di coloro che operano nel mercato, che sono i consumatori, che sono gli intermediari, che sono i finanziatori, che possono essere altri produttori e via dicendo. Questo per acquisire un mio vantaggio competitivo. E come avviene? Attraverso attività persuasiva dei venditori. Vedete, politica di promozione e sviluppo delle vendite, saper vendere. Ok? Vendere molte volte anche purtroppo agendo borderline rispetto a quello che è, diciamo, la professionalità, no? Attività di relazioni pubbliche, quello che vi consigliavo l'altro giorno, nel caso in cui io devo avviare una mia iniziativa di impresa e sono, cioè, nell'ambito dei miei hobby, delle mie passioni, frequento situazioni in cui ci sono dei contesti sociali abbastanza ampli, devo sfruttarlo come opportunità, devo farlo diventare strumento di promozione, la mia passione per l'associazionismo, il mio frequentare la palestra X o il mio frequentare l'associazione Y, devo promuovermi. Promozione in senso stretto, con tutte le sue sfaccettature, e la pubblicità. Vedete come è, i primi giorni parlavamo di pubblicità e sembrava quasi che l'assimilassimo, cioè anche come promuovo io un prodotto con la pubblicità. La pubblicità è uno dei fattori di promozione di un prodotto. Si viene così a creare un imbuto promozionale. E adesso vedete che significa imbuto promozionale. Allora, ci sono delle risorse che noi destiniamo allo sviluppo delle vendite. Automaticamente, questo dipende dalle informazioni, dal potere di persuasione che porterà all'attività persuasiva dei venditori. E questa attività persuasiva dei venditori ovviamente permette lo sviluppo delle vendite. Ma perché un imbuto? Perché ovviamente questo imbuto ha come quantità di inserimento, che cosa? Di input, quelle relative alle pubbliche relazioni, alla pubblicità e alla promozione commerciale. Tutte e tre questi elementi portano anche alla possibilità di svolgere un'attività persuasiva, che ovviamente è finalizzata allo sviluppo delle vendite. Politica promozionale. Allora, diversi, vediamo un po' come mi promuovo. Esempi classici. Scelgo, vediamo un po' a seconda dei diversi media che io scelgo, quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Solitamente, se io mi voglio promuovere con i quotidiani, il vantaggio qual è? La copertura estesa, il quotidiano viene letto da migliaia di persone. Ma gli svantaggi è la breve durata, perché quel quotidiano dura un giorno. Quindi uscire su un determinato giornale quotidiano per 10 giorni comporterà un costo di un certo tipo, poi a seconda anche della mia presenza sul quotidiano. La TV, il vantaggio qual è?
quello o anche lo streaming in altri casi, in determinati casi, però diciamo la messa in onda. Il vantaggio è che sia un mix di audio e di immagini, quindi io posso dare un messaggio completo in audio e anche sfruttando l'audio e sfruttando le immagini. Lo svantaggio è il costo. È uno dei mezzi, diciamo, la TV più costoso da un punto di vista delle politiche promozionali. La radio ha come vantaggio l'utilizzo di massa, tipo, no? I quotidiani anche. Però lo svantaggio è la presentazione che viene solo attraverso un messaggio audio, che deve essere quindi vincente, sintetico. Le riviste. Il vantaggio è quello che attraverso le riviste riusciamo a entrare nella psicologia dell'attenzione del cliente, soprattutto se io mi inserisco in riviste specializzate, no? Lo svantaggio qual è? È che devo programmarlo con la rivista, almeno per le riviste più importanti, un bel po' di tempo prima, perché ovviamente gli spazi pubblicitari e le migliori riviste ce l'hanno sempre tutte occupate. Un altro mezzo può essere la posta diretta. Il vantaggio è quello che io posso selezionare la mia audience, ma lo svantaggio è la bassa attenzione. Mi arriva la mail, mi arriva anche lo stesso discorso dell'email, eh. Mi arriva la lettera di presentazione dei servizi dell'azienda X, non ho tempo, la prendo e la cestino direttamente, nemmeno la apro. Okay? Questo è lo svantaggio. Questi sono i mezzi promozionali classici. In ogni caso, in ogni caso, questi mezzi nella determinazione della mia politica promozionale mi dovranno portare a valutare il costo del contatto e l'indice di penetrazione che hanno questi mezzi nel mio mercato di riferimento. Per quanto riguarda la politica di distribuzione commerciale, quarta leva, quella della distribuzione, dobbiamo operare alcune scelte. Allora, in base alla tipologia degli sbocchi, in base al numero degli sbocchi o in base al modo di collegarsi con gli sbocchi. Allora, se io scelgo, o meglio, se io imposto la mia politica di distribuzione commerciale sulla scelta delle tipologie di sbocchi, devo tenere presente che cosa? Devo tenere presente qual è, devo saper determinare qual è il livello di contatto che avrò con il mercato. Se invece nella mia politica di distribuzione commerciale opero una scelta volta soprattutto a individuare il numero degli sbocchi, quanti sbocchi potrò avere, allora devo fare attenzione all'intensità che dovrà avere la mia distribuzione. Cioè, se la vendita del mio prodotto dovrà essere estesa, dovrà essere selettiva e quindi per nicchie o esclusiva. Se invece nella mia distribuzione commerciale guardo con attenzione il modo in cui collegarmi con questi sbocchi, devo automaticamente fare attenzione al tipo di operatore a cui affido il collocamento del prodotto, al tipo di risorsa, di collaboratore, come vogliamo chiamarlo. Esempi di canali di distribuzione: produzione, ingrosso, dettaglio e consumo. Questi sono i canali di distribuzione principali, che determinano praticamente un canale che presenta diversi livelli di intermediazione: produzione, ingrosso, dettaglio, consumo, e questo viene definito canale indiretto lungo. Ovviamente il produttore in questo caso a chi si rivolge? Si può rivolgere al suo agente, ma si rivolge direttamente anche al grossista, il quale a sua volta si rivolge anche all'agente, vedete, no? L'agente che fa? Promuove, distribuisce presso il dettagliante, il quale colloca il bene presso il consumatore. Ok? Questo è un canale a due livelli di intermediazione. Canale, ho sbagliato si sono inseriti male. Il canale, questo quello che avete visto sopra, è a due livelli di intermediazione: canale indiretto, medio, lungo. È un canale sempre a più livelli. Il canale invece non l'ho indicato, però il canale diretto, quello classico, anche a breve termine, è quello di produttore, rappresentante, dettagliante, consumatore. Ok? È chiaro che per le piccole imprese, magari per chi avvia un'iniziativa,
non c'è in un certo senso la fase del rappresentante, dell'agente, perché fa tutto lui. Però nella stragrande maggioranza dei casi occorre valutare anche un'organizzazione commerciale di questo tipo, anche quando si è piccoli, perché porta sicuramente dei buoni risultati. L'importante è individuare le risorse giuste a cui affidare il compito di collocare il prodotto. Quindi un canale senza intermediari invece è proprio il canale diretto. Mentre quello che abbiamo visto prima è il canale a livello di intermediazione. Vedete? Il produttore va direttamente al dettagliante, canale senza intermediari. L'animazione non è stata impostata male in questa slide. E il dettagliante al consumatore. Produttore, rappresentante, consumatore è invece un canale di intermediazione. Va bene? Dove però non c'è intermediario, Cioè è un canale di. Scusate, ho sbagliato. È un canale a un livello di intermediazione dove l'intermediazione in un certo senso è rappresentato da un. Ci sono tre soggetti, attori: il produttore, il rappresentante e il consumatore. Ecco, questo è molto semplice. Non è il produttore, rappresentante, dettagliante come canale e via dicendo. Quindi che è un canale a più livelli di intermediazione come abbiamo visto prima. Produttore, consumatore, poi ovviamente è il più semplice che abbiamo. Elementi che vanno considerati nella scelta dei canali, quali sono? Quali sono gli elementi? Innanzitutto, dobbiamo capire quali sono le caratteristiche dei nostri clienti. È normale, per scegliere i canali di promozione. Quindi, caratteristiche del cliente significa individuare il numero dei clienti, per poi quindi definire i punti vendita preferiti per gli acquisti da questi clienti, utilizzare anche canali innovativi come internet ed evitare il fenomeno, cioè tener conto meglio del fenomeno della dispersione geografica. Ok? Cioè un cliente non è che viene da me, ci sono determinate tipologie di prodotti per cui il cliente viene da me, perché sono legato a lui da un punto di vista anche dell'area geografica. In altri casi, in relazione al prodotto che io offro, c'è una dispersione geografica, nel senso che non è che il cliente viene da me perché io gli sto vicino, può venire anche un cliente che sta lontano, è il mio prodotto o il mio servizio che determina da dove può venire questo cliente, perché comunque magari il mio prodotto o servizio è esclusivo. E quindi non è strettamente connesso all'area geografica di residenza. Le caratteristiche del prodotto, altro elemento da considerare per scegliere i vari canali di promozione, e cioè capire qual è il valore del prodotto rispetto per unità complessiva, quindi il valore di ogni unità, cioè valore per unità e per complessità, capire qual è il valore del prodotto intrinseco e qual è il valore del prodotto nella complessità della mia produzione. Capire se il prodotto è deperibile e a che livello, se è voluminoso, anche dipende molto per i canali di sto fatto dei canali di distribuzione e per le scelte. Qual è il grado di standardizzazione? Che significa? Cioè se quel prodotto può rappresentare uno standard di prodotto o no, o a che livello può rappresentare uno standard di prodotto nel mercato competitivo. E ovviamente anche la manutenzione del prodotto è altrettanto importante ed è un fattore da tenere presente nelle caratteristiche che definirò. Quindi possiamo dire che abbiamo alla fine un ciclo di programmazione, cioè la nostra strategia di gestione finanziaria e soprattutto commerciale deve portare al seguente ciclo di programmazione. Vediamo. Ipotizziamo gli obiettivi da raggiungere, ma per ipotizzare questi obiettivi io devo studiare il mercato e analizzare lo storico, il mio storico. Attraverso l'ipotesi di obiettivi individuo provvisoriamente quali sono le politiche di marketing, perché poi ci dovrò intervenire in base a quello schema che avete visto all'inizio, per cui io scelgo cosa abbandonare, cioè mi dovrò adattare, no? Per
Perché? Perché verificherò anche la compatibilità di quella produzione che sto operando con le mie risorse. La devo anche verificare. Un conto averle previste, un conto è poi vedere in realtà se quelle previsioni rispecchiano fedelmente, sono compatibili all'uso, all'utilizzo delle mie risorse. A questo punto sarò in grado di definire e di approvare, cioè di accettare che quelli saranno i miei obiettivi di produzione. E quindi svilupperò il mio piano di vendita. Ma lo sviluppo del piano di vendita mi porta a che cosa? Ad una approvazione del piano successiva, quindi sviluppo il piano di vendita, verifico la sua validità, quindi lo approvo come piano di vendita, mi diventa un elemento storico di valutazione che automaticamente, ho dimenticato l'ultima freccia, mi porterà all'analisi dei risultati e quindi allo studio del mercato e all'ipotesi di nuovi obiettivi. È in questo ciclo che si basa la vita commerciale, ma a questo punto finanziaria, l'esistenza di una qualsiasi tipologia di impresa. Profit, ovviamente, no? È normale. Va bene? Quindi, con questo abbiamo concluso questo lungo corso, lungo anche se impregnato su sei giornate, basato su sei giornate. Spero di essere riuscito a darvi non delle nozioni, ma dei modelli, degli esempi, dei concetti da tenere presente e soprattutto da saper anche applicare in futuro nella vostra, spero, prossima azienda. E quindi spero di avervi lasciato un piccolo segno all'interno del vostro, diciamo, della vostra capacità imprenditoriale e quindi della vostra autoimprenditorialità. Grazie per tutto quello che avete seguito in questi giorni. Spero di rivederci a qualche altro prossimo corso, comunque per potervi aiutare e farvi da tutore per le vostre iniziative. Va bene? Arrivederci.